L'estate sta finendo e un anno se ne... Già, vacanze finite e si rientra al lavoro. Diciamocelo, non è di certo il miglior periodo dell'anno. E questo vale anche per i nostri cani. Sapevi infatti che anche loro possono soffrire di una vera e propria depressione da rientro? In questo video ti dirò come riconoscerla e cosa fare per evitarla. Cosa ci pesa di più della fine delle vacanze? In generale, la ripresa di un ritmo più intenso, il non poter stare tutto il tempo in relax e non poter fare più le cose che ci piacciono con le persone che ci piacciono. Bene, questo vale anche per il cane. Anche lui si è goduto, magari per settimane, lunghe passeggiate o anche solo più tempo in tua compagnia. Il rientro quindi sarà difficile anche per lui. Riadattarsi alle quattro mura domestiche, ad uscite più centellinate e anche a tuoi maggiori periodi di assenza non sono cose da poco. In alcuni cani questo genera un vero e proprio disagio che li induce a mettere in atto dei comportamenti più o meno intensi a seconda della profondità del loro malessere. Beh, sono certa che nessun proprietario voglia vedere il proprio cane infelice. Per questo, prima ancora di dirti come evitarlo, vediamo insieme quali sono i comportamenti che più frequentemente vengono messi in atto, così che tu li possa facilmente riconoscere. La prima cosa da osservare per capire se il tuo cane è giù di morale è la sua comunicazione non verbale. Osserva il suo sguardo, i suoi occhi, cosa ti dice il suo volto. Il volto del cane, infatti, esattamente come il nostro, è in grado di esprimere le emozioni che sta vivendo. Lo sguardo è uno sguardo allegro, entusiasta, sorridente o tutto il contrario. Osserva poi la sua postura, i suoi movimenti. Si muove lentamente, ha poca voglia di muoversi, di giocare, ti sembra più mogio, più apatico? Al contrario, ti potrebbe sembrare più ansioso, più agitato, tanto da arrivare a mettere in atto dei comportamenti stereotipati che ripete in maniera ossessiva, come per esempio il leccamento di alcune parti del corpo, ad esempio le zampe. Osserva poi il ritmo sonno-veglia. Alcuni cani infatti dormono molto più del solito, altri invece di meno. Anche il rapporto col cibo potrebbe variare e esattamente come per il sonno i cambiamenti potrebbero essere di natura opposta. Alcuni cani infatti potrebbero iniziare a rifiutare la pappa, mentre altri potrebbero iniziare a mangiarla molto più veracemente del solito, quasi in maniera compulsiva. A causa del disagio poi provocato dal distacco da te, potrebbe capitare che i cani inizino a distruggere oggetti oppure a eliminare feci ed urine in modo inappropriato. In questo caso le feci potrebbero essere molli, addirittura a volte diarroiche, e il cane potrebbe iniziare a soffrire anche di meteorismo. Infine, quando è solo, potrebbe emettere dei vocalizzi particolari come lamenti, guaiti, ululati o abbai. Cosa fare in tutti questi casi? Beh, più sono i comportamenti messi in atto dal tuo cane e maggiore l'intensità e la frequenza con cui si manifestano, maggiore sarà a questo punto anche la tua necessità di rivolgerti ad un esperto, come un educatore o un istruttore comportamentale che ti saprà dare adeguati consigli. Tuttavia, la cosa migliore è evitare di ritrovarsi in queste situazioni e perciò ecco 4 consigli utili. Il primo consiglio che ti do, se le tue vacanze non sono ancora proprio del tutto terminate, è quello di tornare a casa con qualche giorno d'anticipo rispetto a quando dovrai tornare a scuola o al lavoro. Questo permetterà anche al tuo cane di vivere in modo più graduale il ritorno alla routine. In secondo luogo, non lasciarlo subito da solo per troppo tempo. E se durante la quotidianità, a causa imprevisti, questo non è possibile, allora rivolgiti ad amici, parenti, asili, pet sitter, purché però si tratti sempre di persone che il cane conosce già bene e con cui ha confidenza. Non lesinare mai troppo poi sulle passeggiate e sulle attività che ama più fare, coinvolgendolo il più possibile nella tua quotidianità. In questo modo il rientro sarà meno traumatico, perché che si tratti di vacanza o di routine giornaliera, la sua vita sarà comunque una vita appagata insieme a te. Infine,
infine evita tutte le situazioni che sai creargli stress e gestisce al meglio la tua uscita di casa. Salutalo, ma non enfatizzare molto il momento della tua uscita, magari accarezzandolo eccessivamente o prestandogli troppe attenzioni. Un atteggiamento di questo tipo potrebbe essere frainteso dal cane, potrebbe attivarlo emotivamente anziché tranquillizzarlo, creandogli delle aspettative che verrebbero però inevitabilmente deluse, facendogli vivere quindi con maggiore difficoltà il momento del distacco. Piuttosto inserisci nella tua routine di preparazione all'uscita, che il tuo cane conosce benissimo, qualcosa di piacevole anche per lui, come per esempio la preparazione di un Kong che potrai lasciargli quando resterà solo. Se non sai a cosa io mi stia riferendo, beh, nel canale trovi un video dedicato proprio a questo oggetto che ti spiega cos'è e come utilizzarlo. In alternativa, e sempre che il tuo cane sia abituato, puoi lasciargli dei masticativi naturali ed essiccati che durino molto, come per esempio la cotenna di manzo. Mi raccomando, anche al tuo rientro evita di amplificare il suo entusiasmo, che sarà probabilmente alle stelle. Piuttosto cerca di guidarlo in uno stato di maggiore calma attraverso i tuoi movimenti e il tono della tua voce. A proposito di rientro, se tornando a casa dovessi trovare rotoli di carta igienica rotti e sparsi ovunque, o un po' di cacca o un po' di pipì, non sgridarlo. Non dimenticarti infatti che quei comportamenti non sono dispetti, ma l'esternazione di un disagio. Siamo arrivati alla fine di questo video. Se ti è piaciuto, lascia un like e ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanella per attivare le notifiche e non perderti i prossimi contenuti.